acclamate al Signore, voi tutti della terra, e servitelo con gioia. Siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Acclamate al Signore, voi tutti della terra, e servitelo con gioia, andate a lui con esultanza, acclamate voi tutti al Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore Gesù Cristo sia con tutti e con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti te, ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. Signore Dio, gloria, Re del cielo, gloria, Dio Padre, Dio Onnipotente, gloria, gloria a Dio.
i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria, perché tu solo il Santo, il Signore, tu solo l'Altissimo Cristo Gesù, con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria. Preghiamo. O Signore, che disponi dei tuoi angeli per la nostra salvezza, ti preghiamo di essere difesi dall'arcangelo San Michele contro le insidie del diavolo, perché al termine della vita presente siamo ammessi nel regno della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo si recò a Derbe e a Listra. C'era qui un discepolo chiamato Timoteo, figlio di una donna giudea credente e di padre greco. Egli era assai stimato dai fratelli di Listra e di Iconio. Paolo volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere per riguardo ai giudei che si trovavano in quelle regioni. Tutti, infatti, sapevano che suo padre era greco. Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme perché le osservassero. Le comunità, intanto, si andavano fortificando nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro di predicare la parola nella provincia di Asia. Raggiunta la Misia, si dirigevano verso la Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Così, attraversata la Misia, discesero a Troade. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Gli stava davanti un macedone e lo supplicava: «Passa in Macedonia e aiutaci!» Dopo che ebbe avuto questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci aveva chiamati ad annunziarvi la parola del Signore. Parola di Dio. Diamo grazie. Grazie a Dio. Il Signore è nostro Dio, e noi siamo il suo popolo. Il Signore è nostro Dio, e noi siamo il suo popolo. Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
Il Signore è nostro Dio e noi siamo il suo popolo. Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo qui, suo popolo e gregge del suo pascolo. Il Signore è nostro Dio e noi siamo il suo popolo. Buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Il Signore è nostro Dio e noi siamo il suo popolo. Alleluia, alleluia. Siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Viviamo questa giornata dell'8 maggio sentendoci particolarmente uniti in questa celebrazione eucaristica a tutti i soci della nostra confraternita, a tutti gli ammalati, coloro che vivono il calvario della sofferenza e della malattia. E siamo qui per affidare particolarmente la nostra vita e la vita di ciascuno di noi, di tutto il mondo, all'intercessione potente
dell'Arcangelo San Michele, che oggi ricordiamo nel momento in cui è apparso a Monte Sant'Angelo. Ha lasciato un segno di quello che è il suo collaborare con Dio Padre, un segno grandioso del cielo che ancora oggi deve parlare alla nostra vita. Tutto sotto lo sguardo della Vergine Maria, che oggi veneriamo e a lei affidiamo tutta la nostra esistenza. Ancora una volta ci mettiamo nelle sue mani, ci affidiamo a Maria come un figlio si affida alla propria madre, sempre. E ci lasciamo anche toccare dalle parole che abbiamo ascoltato nelle pagine della Sacra Scrittura, che ci ricordano che la nostra missione nel mondo è una missione tutta particolare. Oggi essere testimoni del Vangelo non significa conformarsi alla mentalità del mondo. Se noi ci comportiamo come si comporta il mondo, non c'è la novità del Vangelo. E Gesù è molto chiaro ai suoi discepoli: voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. Noi siamo inseriti in questo contesto della nostra vita, ma apparteniamo al Signore. E oggi ci è chiesto di guardare anche al nostro annuncio. Come annunciamo il Vangelo? Come portiamo il Signore Gesù morto e risorto nella nostra vita di ogni giorno? Abbiamo bisogno tutti quanti di purificare quella che è la nostra fede. La fede non è fare delle cose. Il Signore desidera da noi una coerenza con la nostra vita. Quello che noi proclamiamo nelle nostre liturgie, viverlo nella nostra vita. E questo vale anche per le nostre associazioni confraternali. Chi più di una confraternita è chiamato ad essere testimone del Signore, ad essere testimone del Vangelo, in una fede che deve partire certamente da un aspetto devozionale, ma che non deve essere l'unica cosa. La devozione a un santo deve essere un canale di grazia, un aiuto in più, ma non dobbiamo dimenticare che i santi vogliono portarci dal Signore, che i santi vogliono raccontarci la loro vita e vogliono dirci oggi: vivi anche tu la tua vita con quello che il Signore ti chiede ogni giorno. Altrimenti non c'è differenza tra noi e il mondo. Ci deve essere una differenza di atteggiamenti, una differenza di modi di fare, di uno stile di vita che deve andare contro la logica del mondo, perché la logica del mondo è una logica che ci confonde. La logica del mondo è una logica che vuole farci solo apparire e poi non c'è nient'altro. Allora vedete come la giornata odierna ci aiuta a purificare il nostro essere cristiani, ad allargare il nostro orizzonte di testimoni del Vangelo così come desidera il Signore, perché Lui è sempre con noi, Lui è colui che accompagna la nostra vita. E non dobbiamo essere cristiani che semplicemente fanno delle cose. La fede non è fare più cose possibili, la fede è essere credibili. E il Signore ha bisogno di uomini e donne credibili in quello che si dice e in quello che si fa. E questo ce lo vogliamo augurare mentre viviamo ancora questa esperienza drammatica della pandemia, questa esperienza che
se da un lato ci sta facendo soffrire, se da un lato guardiamo a quante vittime purtroppo ha causato questa pandemia, dall'altro vogliamo augurarci che questa pandemia ci aiuti a smontare tutte quelle impalcature che non servono, tutte quelle impalcature esteriori della nostra vita che non servono. Dobbiamo guardare di più dentro di noi. Tutto deve partire dal nostro cuore, dalla nostra vita, dalla nostra anima. E allora Maria Santissima ci accompagni particolarmente in questo giorno. Vogliamo affidare a lei e all'intercessione di San Michele tutte le vittime della pandemia, tutti coloro che in questo momento stanno affrontando i calvari della sofferenza, coloro che vivono la loro celebrazione di vita su un letto di ospedale, su un letto a casa. Vogliamo pregare in maniera particolare per tutti coloro che assistono gli ammalati, perché l'ammalato non può vivere da solo i suoi giorni, ha bisogno di buon samaritani, così come ci racconta la Sacra Scrittura, così come il Signore vive per ciascuno di noi. Lui è il buon samaritano che ci aiuta a lenire quelle che sono le nostre ferite, le nostre angosce. E allora presentiamoci con questi sentimenti al Signore, non soffochiamo la speranza che deriva dalla fede cristiana in qualcosa e cercando di bloccarla e blindarla, non viviamo di paura questi nostri giorni, ma apriamoci fiduciosi alla potenza di Dio in Gesù, nello Spirito Santo. Amen. Eleviamo fiduciosi al Signore le nostre preghiere, dicendo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, Signore. Sostieni con la forza del tuo spirito gli uomini calpestati nei loro diritti e nella loro dignità, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Suscita nei tuoi discepoli oppressi dalla persecuzione risposte di perdono e di amore, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Rendi forti i tuoi fratelli di fronte all'odio del mondo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Abbi pietà di chi schiacciato dalla cattiveria e dalla violenza si è tolto la vita, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ricordaci sempre che la nostra non può essere diversa dalla tua, innocente, rifiutato e perseguitato, preghiamo. Ascoltaci, Signore. E in questo momento vogliamo pregare per tutte le nostre intenzioni personali. O Signore, che ci hai detto che il servo non è più grande del suo padrone, concedi a noi, da te eletti e amati come tuoi amici, di discernere ciò che nel mondo è contro la volontà, da ciò che invece è conforme alla tua parola. Per Cristo nostro Signore. Amen.
col tuo figlio ti offriamo il pane che tu ci dai, trasformalo in te, Signor. Benedetto nei secoli il Signore, infinita sorgente della vita. Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli, benedetto nei secoli, benedetto nei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti siano graditi, Signore, i doni che ti offriamo in questa festa del tuo beato Arcangelo Michele, e diventino per noi sorgenti per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, santo, santo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Osanna nell'alto dei cieli. Santo, santo, santo. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il tuo pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Agnello, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, Agnello, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, Agnello, Agnello di Dio, i peccati che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace. Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'Agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Seme gettato nel mondo, figlio donato alla terra, il tuo silenzio custodirò. In ciò che vive e che muore, vedo il tuo volto d'amore, sei il mio Signore. E sei il mio Dio, il mio buio nell'attesa del giorno che verrà, resto con te. Thank you.
Tu sei re di stellate immensità. Preghiamo. Fortifica, o Dio, il nostro spirito con la potenza misteriosa del pane eucaristico e fa che, sostenuti dal tuo beato arcangelo Michele, avanziamo con rinnovato vigore nella via della salvezza.